Ragazzi, oggi, come vi avevo già anticipato, faremo un po' di narrativa. Faremo narrativa leggendo un libro dal titolo Marinka. E a questo proposito vi voglio leggere un piccolo stralcio di questo libro scritto da Martin Luther King. Leggiamolo insieme. Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio si alzò e andò ad aprire e vide che non c'era nessuno. Ragazzi, che cos'è secondo voi il coraggio? Dimmi, Giuseppe. Secondo me il coraggio è non aver paura. Bene, prossimo? Vuol dire avere la forza di saper reagire. È vero, ha ragione Shakira, ma non è sempre facile riuscirci. Chi mi fa degli esempi in cui siete stati coraggiosi? Io, maestra, un giorno ero a casa con i miei genitori e da un certo punto... E cosa racconto io? Altro che coraggio. Oggi che mi rendi portato? No, ti prego, almeno oggi, lasciami mangiare. Che cosa hai detto? Sì, sì, lasciami mangiare. Allora non hai capito proprio niente, dammi la merenda. E quindi in quel momento ho trovato il coraggio. Bravo Pietro, ottimo esempio. Qualcun altro ci racconta la sua esperienza? Avrei potuto anche raccontare la mia esperienza, ma quel giorno sarei dovuto andare fino in fondo. Guarda che ho visto un aereo! Lo sai che ho visto un aereo? Ma perché l'avete buttato a terra? Non vedete che ci sono i cestini? Ma che ti importa? Fa lo stesso! Di Andrea, dici pure. Maestra, secondo me il coraggio è la capacità di non rimanere indifferenti. Bene, con Andrea più o meno avete detto tutti la vostra. Tranne voi, Gabriele e Pierpaolo, cosa hai da dire tu, Gabriele? Anche se non è facile, bisogna sempre trovare il coraggio di saper reagire, anche quando hai paura. Bravo, Gabriele, hai visto? E tu, Pierpaolo? Che non si devono mai lasciare le cose a metà, altrimenti la daremo sempre vinta alle persone che si comportano male. Esatto, bravo Pierpaolo. Ecco ragazzi, vedete, questi sono solo alcuni esempi di dimostrazione di coraggio. Li dovete tenere sempre in mente, ma mi raccomando, dovete metterli anche in pratica. Roberta, lascialo stare. Ok, scusa. Grazie, Gabriel. Flavia, ancora? Hai ragione, scusa. Dai, raccoglila e andiamo a buttarla insieme. Check the mic and make sure it sound right, boys.